Allora, intanto che siamo qua. Prendiamo Spider-Man. E questi qua? La mamma non mi ha insegnato che non si ruba. No, ma più che la mamma, ma che cacchio ci fanno questi qua qui? Scusate, quando devono saltare fuori anche i tizi di Sandman. Ma che cazzo? E quindi niente, bando alle zanze, bando a multiplayer.it che fa gli spoiler su finale di questo gioco. Andiamo avanti qua a scoprire quali sono i ricordi del signor Sandman. Porca miseria, che fastidio. Che vi spappolo tutti. Ma quello lì fermo? Ma quello lì buggato fermo proprio duro 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 come un ceppo di... Madonna il volo che ha fatto. A posto? Voilà. Quel cristallo di sabbia è... Fermi alla scuola e torno a casa. Entro dalla porta principale. Ma tu non ci sei. Ci sono loro. Cosa ti hanno fatto, Kilian? Quel mostro di Kraven ha scatenato i suoi uomini contro la figlia di Marco. Devo trovare altri cristalli per saperne di più. Per me lo fanno apposta quando sono impegnato. Marco sta recuperando la memoria ed è molto agitato. I dottori iniziano a capirci qualcosa. Non è stata solo colpa tua. Ti avverto appena ne so di più. Il codice di zio indica un deposito qui. Minchia, ho tutti i posti proprio... Aspetta che devo andare giù. Cioè, questi qua c'hanno uno di quei cosi qua segreti di Prowler e non se ne sono accorti. Qui. Ci sto prendendo la mano. Anche se non ho capito esattamente dov'è. Cos'è? Ah. Forse posso tirare su quel tubo. Ma mo te lo tiro su io il tubo. Voilà. Un altro coso. Activation. Questa volta andiamo qua. Giustamente ha capito di non fare più stanze, ma soltanto sti cosi qua. Giustamente, sennò gli ciullano tutto. Hai trovato il deposito alla vecchia stazione radio? Mi stavo chiedendo dov'ero. Anni fa, quella radio era il punto di riferimento per il panorama hip hop di Brooklyn. Tu e papà siete andati in onda? Quasi. Ci hanno scartati all'ultimo secondo per fare spazio a un gruppo di Staten Island. Ho ancora i tuoi pezzi, se li vuoi. New York non è pronta per un mix di Spidey e Prowler. In gamba, ragazzo. Spero che lo zio ricominci a fare musica. Sarebbe un'ottima distrazione. Di ricordo di Marco. Di Marco. Prendiamolo. Pronti? Ma quanti siete? Ma proprio vi piace moltiplicarvi a voi? Madonna, quello là che è proprio pure in alto, che si mette a spa... Cioè, pure di questi qua della sabbia, in prestito, giuro, che si mettono a sparare, cioè, proprio mi fanno ridere. Tutti insieme, tutti uniti! Molto velocemente voi sarete finiti, no? E quanti se sono di sti qua che sparano? Porca miseria! Oh! Te sarebbe piaciuto te farmi fuori? Porca la miseriazza! Lasciatemi prendere i suoi ricordi! Cos'hai per me, Marco? Inizio a urlare. Perdo il controllo.
Se ti hanno fatto qualcosa, io sento la sabbia che sta per prendere il controllo. E poi mi lanciano contro una sostanza chimica. Non so cosa sia. Cerco di restare sveglio. Aperto. Tutto diventa nero. Doveva essere Rob Carter per sedare Sandman. Cos'è successo a Kimi? Oh, stava parlando ancora però, eh? Ma adesso è il tempo di andare a trovare il grande illusionista. Prima devo tornare Miles, poi girerò il parco in incognito. Non vedo nessun cattivo qui. Perché non diamo un'occhiata? Salve a tutti! Io sono Quentin Beck, maestro illusionista. Questa qui è Betsy, la mia socia, mentre lei è Cole, consulente tecnica. E questo è l'intrattenimento del futuro. Sì, certo, come no. Eccellente! Cole? Un baldo giovane pronto a immergersi nel domani che lo aspetta. C'è qualcun altro tra voi con il cuore colmo di coraggio? Venite, venite tutti a vivere il futuro! C'è una postazione più avanti. Non fermarti. E chi si ferma? Se l'esperienza ti è piaciuta, parlane agli amici e visita uno dei numerosi Mysterium appena aperti in tutta la città. Il periodo gratuito termina presto. Grazie, Betsy. So che lo farà. Ah, pure è gratuito. Niente cibo e bevande dentro. Non fate foto. Silenziate i vostri telefonini. E ovviamente l'esperienza può contenere immagini che vi fanno cadere per terra e morire. Oh, arriviamo al punto o cosa? Ora personalizza l'esperienza. Pronti? Mentre guardi queste immagini, vorrei che pensassi al tuo futuro, ai tuoi sogni e desideri. Oh, sì. I dati sono perfetti. E abbiamo finito. Non ci credo. Buon divertimento. Non preoccuparti, io potrò vederti e sentirti. Se ti senti a disagio, puoi avvertirci. E ora vivi il tuo sogno. Ah, ok, devo tenere premuto. Oh, forte! Cacchio, ne so io. Wow, I am the master DJ. Ok, ci sono. Mo ho capito. Yo, basta che non mi si inculano su coso, dopo sono a posto. Wow! Perfetto, eh! Tenetevi forte! Drop the boom! Ok, vai con il break! Sì, ti faccio vedere io il break! Grande! Wow! Yeah, Master DJ Session Online! Yo, bro! Siamo tutti fuori! 50 euro biglietto! Mamma mia, spero soltanto che non ci sia il trofeo da farlo tutto perfetto, perché sennò
sulle mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani. Io. Portiamola a casa. Drop. Boom! Sì, baby. Io. Sento magari anche qualche nota diversa, no, eh. Ecco, appena parlato a fangula solida. Superiamo ogni limite. Divertiamoci. Che lavoraccio che è quello dei disc jockey. Proprio un lavoro brutto brutto, eh? A schiacciare i tastini, a mettere dentro le chiavette USB per far partire tutta la roba. Deve provare anche Genki. Siete pronti a far detonare un'altra palla di... di coso? Oh, si sta aumentando qua il ritmo, eh? E anche la palla cade! Prima era lì, e adesso non è più lì. Volo fuori! Beck, mi senti? Sì, sì, c'è tutto un problemino tecnico. Ovviamente! Scusa, non ti vediamo. Spiegarci che succede. Come non ti vediamo? Poi sono arrivati cattivi, e ora è un delirio per me. Non stai ferito, vero? Sto alla grande! Ma non potete, tipo, staccare la spina! Non è così facile. Ma ci proviamo! Molto gentili, eh? Magari evitiamo anche che persone innocenti subiscano danni. Aspetta che mi avvicino, però! Voilà! Ah, ok, mi fa anche da teletrasportolo. Ti sarà inciucchettato con qualche cosa. Beck mi ha chiesto di pensare al futuro per creare l'illusione. E io avrei pensato a questo. Diventare un DJ e poi far fuori colui che ha ucciso mio padre, eh? Ha senso. Manca poco. Te la stai ancora cavando bene? Più o meno. Resisti? Solo qualche secondo. Beck ha parlato di realizzare il mio sogno, ma sembra più un incubo. Quella te sarebbe questi piaciuto, eh? Ecco il mixer. Raggiungi. Se finisci la canzone, puoi interrompere il programma. Ci siamo! Dovresti vedere un'uscita! Ok, è ora di andare. Come sta succedendo? Ehi, stai bene? Sì. Mi spiace tantissimo. Faremo il possibile per capire cos'è successo. Ma nel mentre...
Miles! Allora, che succede qui? Oh! Il futuro dell'intrattenimento pare abbia ancora qualche bug. Ciao, Peter. Bella maglia. Scarpe. Bellissime scarpe. Bello tutto. Ehi, Miles. Genki? Ragazzi, lui è il mio amico Harry. È da poco tornato dall'Europa e sta fondando un nuovo centro di ricerca. Volevi dire stiamo fondando un centro di ricerca. Ciao, piacere. Nuovo lavoro, eh? Avrai ancora tempo per insegnare? Oh, troveremo un modo. Andiamo? In realtà, quel coso mi ha scombussolato un bel po' la testa. Ce ne andiamo. Ok. È stato un piacere, Harry. Piacere mio. Stai bene? Certo. Anzi, sai cosa? Ti raggiungo più tardi. Ehi, dobbiamo parlare con Miles per vedere se sta bene. Sì, certo. Ok. Sembravano simpatici. Peccato si perderanno una serata pazzesca, eh? Fatemi fare i minigiochi. Stasera va in scena il greco. Signore, mi dia. Qua no, lei è un panda. Di punta sono le nostre giostre preferite. E inizieremo da te, Fortunello. Colpa mia. Benvenuti. Ok, facciamo. Su, salite. Non avete idea di cosa vi aspetta. Buona fortuna. Ne avrete bisogno. Dai, Pete, credo in te. Ok, giocatori. Dito sul grilletto. Si comincia. Occhi sul bersaglio. E sono partiti! Il Gran Premio di Colle vai dopo 3 anni e i nostri concorrenti spara le ali dell'entusiasmo. Che l'altra volta ho perso, invece qua vinco. Ovvio. Non che funziona. Non pensiamo che noi abbiamo una associazione per salvare il pianeta e stiamo sprecando acqua. Asfaltato. Dai, Mamma mia. Il grande campione conserva ancora la corona. E me lo scelgo io il pupazzo. Siamo a posto, grazie. Ma mi donerebbe molto. Ma lo volevo il premio. Madonna, quanti cazzo di giochi li faccio tutti. E vai. Proviamo le altre giostre e i giochi più avanti. Giochi, giostre e giochi opzionali. Porca puttana, li faccio tutti. Tutti li faccio. Ma perché mi sono lasciato convincere? Ah, senti il profumo dei popcorn. Come puoi pensare a mangiare? Ah, posso guardare il pacco al mio, del mio amico. Ma do cazzo siamo? Certo. E alla loro attività è titolato. Ok, il tifo è finito. Ci siamo tolti di mezzo quella spirale rotante. Mi è sempre piaciuta un sacco. Mamma mia, ti oppo la vita adesso. Fermi tutti. Pronto, Pete? Più pronto di te, amico. Avanti! Oh, ci fa sul serio. So che avete voglia di fare 2 tiri. Pronti! Il re della lunetta? Non sapevo che ti piacesse il basket, Harry. Con l'energia che mi sento addosso, potrei fare di tutto. Mamma mia! Ma posso anche fare canestro nell'altro? Aspettate che sto cacchio. Ah, è vero che c'è il coso. L'ho sbagliato questo. Non è vero, non è vero. Sono il peggio di tutti. Voilà! 3 su 3. Sì, andiamo! Voglio il funghetto, grazie. No, Va bene. Altro giro, altra corsa. Di qua, di qua, di qua. Magari un'altra volta. Il picchiatutto ci chiama. Dov'è il picchiatutto? Gioco da ragazzi. Pronti. Dicono che le piramidi siano le strutture più solide. Verifichiamo. Conosco qualcuno che ha speso $20 per perdere al picchiatutto. Sì, sì. Non dovrebbe essere possibile. Figlio mio, lei non sa chi sono io. Pronto a mettere alla prova il nostro amore?
Oh mio Dio. Voi fatevi dichiarare anime gemelle. Io provo da solo. Vediamo se ho speranze come Casanova. Buona fortuna. Anime gemelle. È impegnativo. Che può dirci che non sappiamo? Magari che dovremmo vivere insieme? O che al momento abbiamo troppe cose in ballo per pensarci? Sì, può darsi. La Madonna. Adesso si sbaglia. E poi che cosa misura? La temperatura corporea? O il pH della pelle? Non sarà così sofisticato. Di qua, proviamo questa. Uè, non è che mi stai facendo saltare qualcosa? Solo tre. Ah, 1, 2, 3, 4, ok. Arriviamo! Che dite, go-kart? Oh, tu al volante? Io passo. Let's go! Siamo piccioncini, ci aspettano altre sorprese nel parco. Mamma mia, quanto ve sfondo. La Madonna. Tranquillo, ti aiuto. Quello è Tombstone. Ma che ci fa qui? A guardarlo direi il meccanico e il soccorritore. Grazie di avermi tirato fuori. Me la sono vista brutta. Magari proviamo le montagne russe, che ne dite? No, voglio le kart. Ma là in fondo ci stanno zombie. Misterio. Questo parco è una calamita per criminali redenti. E anche fantasmi, questo non era qua. Forza, ci aspettano ancora altre meraviglie sul viale dei ricordi. E come faccio ad andare di là? Desolato. Permesso, signora, è sempre in mezzo ai coglioni. Allora. Ma scusa, ma ce n'è una qua? Qua sono due? Vai al banco per ritirare il tuo... Ah, ok. Poi facciamo i lama al 100%. Cosa vuole l'ammiratore segreto? Non c'è neanche da dire. Chi, Jonah? Niente, neanche una parte. Ehi, un attimo. Ehi, Pete. È la serata più bella della mia vita. Ehi, Harry. Concordo. Voglio festeggiare qui il mio compleanno. Pensare che non credevo ne avrei avuto un altro. Ne avrai e come. Yuppi, l'uomo più felice del mondo! Wow! Che figata! Che bomba! Comunque... Chi, Jonah? Niente, neanche una parola sul mio articolo. Ma come fai a lavorare per lui? Ma no, che non si può fare la sfida a sti cosi, che fastidio! Forza, pestiamo qualche idra! Sì, avanti! Cosa è una fregatura? È impossibile vincere. Ok, cambiamo strategia. È quello che gli ho detto anche io. Ah, venite fuori, piccole idre, ovunque voi siate. Ma così è un po' inquietante. Presa! Perché non sono porcellini, non posso minacciarli di distruggerli. Hey! Hai mai considerato l'idea di non fare lo spaccone? No, ma ti ringrazio del consiglio. Sì! Beccati questa brutta idra! Ehi, hey, MJ! Tutto bene? Alla grande, grazie! Sì, MJ, fa vedere a quelle idre chi ha i pollici opponibili! Oh. Oh, mi ci voleva! No, io voglio vedere i punteggi, stavi immaginando, come bersaglio. Uè, giovani! Stavi pensando a Jonah? 40-27-15. Sali sulla manta volante. Oddio. Do cacchio è la sala Thunder, sarà il Thunderdome. Non è incredibile pensare che in altri universi non sono qui con voi. Ah no, ecco, lo sapevo io. Andato. Morto magari. Ancora in cura. Per fortuna siamo nella dimensione giusta. Puoi dire? Una serata splendida. E sono felice di essere qui.
Oh no. Gli effetti collaterali delle tue cure includono attacchi di smancerie melense. È più un effetto collaterale dell'uscire con te. Mi hai asfaltato. Mi sei mancato, sai. Tutto bene, Zoro? Sì, come è andata oggi? È tempo di andare sulla manta, amici. Ero filato? No, non per me. Ordini del dottore. Troppo dolce per me. E me lo mangio io. Beh, come ti senti? Elettrizzato. O intendevi come ti senti a essere così bello e prestante? A essere Peter. Essere Peter non è male. Vorrei poterti offrire più spesso serate così. Avrei paura. Già. Ascolta. Diciamo sempre che lo faremo e poi... Stavolta me lo giuri. Solo non ora. Sei troppo gasato. D'accordo. Giuramento rimandato. Yuppi! Ci voleva. È rilassante quassù. È fatta! Ehi, abbiamo un premio che ci aspetta! Porco schifo, vado a prenderlo subito! E spero per loro che sia il funghetto peluche! Starsene in giro. Guardare le persone. Non ricordo neanche l'ultima volta che ci siamo presi una serata di relax. Sembra passato un secolo. Io sono sempre sommerso dagli impegni. Cavolo, Pete. I ritmi dell'università non perdonano, eh? Potrebbe essere. Sì, in effetti. Voi due non fate altro che lavorare e basta. Dovete imparare a fermarvi e godervi la vita. Disse proprio quello che 2 secondi dopo aver finito una cura salvavita ha creato subito un'intera fondazione. Non capita a tutti di avere una seconda possibilità. Mi sentirei in colpa a non sfruttarla. Lavorare tanto e divertirsi tanto. Che ne dici di questo premio? Carino, sta nella borsa. Wow, ma io volevo il peluche. Saliamo sul Thunderdome. Ah no, Turbo Demone. No, ma si chiama mica Thunderdome? No, Speed Demon. Io volevo il funghetto, volevo il funghetto. Ma, momento, ma mo come cazzo facciamo ad andare di là? C'è, se c'è la scala che va su di qua, c'è anche la scala che va giù di là, giusto? Giusto? Ah, meno male. Ciao, guarda che fila che c'è. Ma la madonna, Eric, mo mi azzoppa quella. Cos'è stato? Chi l'ha lanciato? Carino, Pete. Sai che ci andrò in giro per sempre, sì? Andrai così anche in ufficio. Approvo appieno. Cosa c'è? Sono nervosa. Tranquilla. Probabilità c'erano che la ragazza a cui Harry ha regalato il premio capitasse proprio accanto a lui. Già, si apre un mondo di cuori arcobaleno. Glielo diciamo. Che cosa? Che vi svegliate voi due? Stavo solo ricordando a MJ di tenere sempre le mani dentro al vagone. E mo so cazzi! Guardi Leone, e adesso
È l'ora del gran finale. Il Super Sub. Puoi dirlo forte, baby. Non sono mai arrivato alla campana. Ma è proprio per questo che continuo a tornare. Forse è l'anno giusto. Wow, vorrei farli vedere a Miles. Ini ha un gran talento. Teoria del colore allo stato puro. Un gusto familiare, ma moderno. Qualcuno ha consumato il manuale di arte a scuola. Anzi, fatemi controllare una roba qua. Ah, ok. Molto bene, voglio vedere qua il menu. Ehi, Harry, prendiamo quel chili dog che volevi ieri. No, dopo la corsa sulle montagne russe ho ancora lo stomaco in subbuglio. Comunque mi fa piacere. Sa! Se me lo mangerebbe io un Italia. Vabbè, ma questi che vanno in giro con i funghetti sono proprio delle brutte persone, eh. Super su! Ok, ok. Tu sì che hai dei gran bei muscoli. Benvenuti. Mo te faccio vedere io. Pete, forza. Ma questo piccolo? Hey! Ah. Ma sì. Ci ho attaccato il cavo. Scusate, mo lo stacco, te faccio vedere. Quanti tentativi ancora? Abbassa controller di scatto, premi X con il martello. Halle! Bene. Vacci piano, non farti male. L'unico a farsi male sarà il tuo orgoglio. Ragazzi, fate i bravi. Scusa. Il panda! Ok. A quanto pare è proprio l'anno giusto. Harry, è la fine del mondo. Sì, io non so come ho fatto. Ok, vi va qualcosa di più tranquillo? Alla ruota panoramica c'è meno fila di prima. Ehi, vi lascio andare avanti a fare i teneroni. Voglio vedere se riesco a vincere un altro paio di unicorni. Sembri davvero felice. È strano. Harry ha una seconda occasione e sento quasi di averla anch'io. Voi sarete una squadra incredibile. Un posto del Bugle. Jonah ti ha messa in prima pagina. Sarai caporedattrice. Ah, ci voleva lo champagne. Cacciatori, scorpioni ed esplosioni. Oh, c'è. Ha pubblicato il pezzo del tipo. Ha già raggiunto 5.000 visualizzazioni. Dovevo scrivere di un'altra cosa. Così che si fidasse, in qualche modo. Ehi, ti inventerai qualcosa. Lo fai sempre. Grazie. Figurati. E se mai volessi una mano da tuo amichevole Spider-Man di quartiere, anche noi saremmo una squadra incredibile. Anche se ho dimenticato lo champagne. La prossima volta.
andato di qua. Via da qui! Ecco Tombstone. Madò, che fastidio quelli là in alto. Beh, ricambio il fastidio. Volevo solo godermi una serata libera, ma figurati. Vieni qua, maledetto. No, io ho tirato dietro il pupa al fungo. No, voglio morire. Ho spappolato il fungo che volevo. Ma va che bellini. Oi. Cavarsela da solo. Non puoi batterci tutti. Beh. Stanno mettendo a rischio chiunque sia rimasto nel parco. Oh no, Harry. Dai, Harry, rispondi, rispondi. Ciao, sono Harry, lasciate un messaggio. MJ, Harry non risponde al telefono. Io sono alle prese con i cacciatori e non lo vedo da nessuna parte. La nostra cabina sta per toccare terra. Penso io a lui. Stai attenta anche tu. Ehi, sai che non esco mai senza la mia amica Simcariana. Chiami così la tua Stingray Seymour. Ci sto lavorando. Ti avverto appena lo trovo. Vieni un po' qua. Mi serve aiuto. Si stanno avvicinando alla pista. È lì che lavorava Tombstone. Sa il fatto suo, ma quei ceffi non scherzano. Cacciatori pronti al via. E che vinca il ragno migliore. Sapevo di trovarlo al cielo. Spider-Man o tu? Entrambi hanno fortunato. Resta a terra! MJ, hai trovato Harry? Ancora no, ma ho visto Misterio. Gli sgherri di Kraven non sembrano interessati a lui. Proprio per niente. Quindi vogliono solo Tombstone. Grazie per la dritta. Sì. Continuo a cercare Harry. Scorpion, quindi direi di no. Facciamo fuori il ragno una volta per tutte. Non fatevi fregare. Ci hai provato, Spidey, ma stavolta siamo pronti. Ah!
bagno, adesso! Ti aiuto io, Lonnie! Non cadere, non cadere, non cadere! Oh no! Devi scusarmi, Lonnie, vorrei davvero aiutarti! Andrà tutto bene. Ok, dobbiamo parlare. Certo che dobbiamo. Spider-Man. Lo so, lo so. Ma prima, cos'è quella roba che spari fuori? Credo sia la cura che sto facendo. Il dottor Connors ha detto che è una tuta che ha la capacità di apprendere da sé. Ma non credevo che... Aspetta. Sai cosa vuol dire, giusto? Abbiamo entrambi i superpoteri. Pensa a cosa potremmo fare per curare il mondo! Oh, scusami. Io devo ancora capire bene come funziona. Beh... È un vero peccato che nessuno di noi abbia un laboratorio all'avanguardia dove condurre qualche test. Vado a controllare che sia tutto in ordine. Ci vediamo lì. Chiamami quando hai fatto.
Ehi, ho saputo del delirio a Connie. Cos'è successo? Beh, ricordi il mio amico Harry? Sì? Era lui? Ma come? Francamente non lo so. Credo che quelle cure... No, c'è Harry. Devo andare. Ehi, ho fatto sgombrare la fondazione. Ok, faccio un salto. Un salto? Quante volte l'hai detto prima di farlo letteralmente?